essere sempre molto generoso. E adesso, caro Simon and the Star, è il momento dell'oroscopo. Sigla! Che si fa? Oh. Bene, Simon. Bentrovati, buongiorno. Allora, entriamo subito nella classifica. Ultima posizione questa settimana, la Bilancia. D'altronde siamo nel periodo dell'Ariete, quindi il segno opposto. In questo periodo ci sono molte opposizioni che sono faticose, ma hanno anche una loro importanza, perché è come se accendessero la miccia ad alcune questioni che magari negli ultimi tempi si sono mosse sotto traccia e che adesso vanno affrontate in maniera diretta. Per cui può trattarsi di questioni di lavoro, anche di questioni di coppia, ma una cosa è certa: non avete più voglia di chiudere un occhio, per cui da questa settimana se ne parla apertamente, cercate di non innervosirvi, di andare dritti al punto, di chiarirvi bene le idee prima di chiedere qualcosa, perché potete veramente ottenere moltissimo. Anche in amore questa settimana chi vive una storia più recente o ha affrontato una crisi potrebbe dare le proprie condizioni per tenere in piedi un rapporto. Quindi è una settimana un po', diciamo, in cui vi sentite bersagliati, ma è importante affrontare, perché potete veramente svoltare una serie di situazioni. Una posizione più in alto, leggermente in calo, il Capricorno. Allora, non si può dire che sia un periodo no, anzi si avvicina a un mese di maggio che sarà di grandissima forza. Piuttosto in questo momento fate più fatica sul lavoro, soprattutto se c'è bisogno di mettere d'accordo più teste. Per cui chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi vi critica qualunque cosa facciate, certe volte vi sentite un po' tra l'incudine e il martello, avreste voglia di mandare tutti al diavolo. Diciamo, domani e dopodomani sono le giornate più faticose, fate attenzione, poi da mercoledì già le cose cominciano a girare meglio. Qualcuno è nel mezzo di un trasloco o di una riorganizzazione degli spazi o comunque sta cambiando sede di lavoro. È faticoso, ma tenete duro, perché andrete a stare meglio, per cui insomma ne vale la pena. Bene. Decima posizione per il Cancro. Allora, qui settimana in cui potrebbero esserci degli esami, quindi delle situazioni in cui dare il massimo, ma dove c'è una posta in gioco sul lavoro molto alta, per cui può trattarsi di una selezione, di un colloquio o anche di qualcosa di meno visibile, magari di un capo che vi dà un compito diverso, che vi dà maggiore autonomia e che osserva come vi muovete. Non andate in ansia e date il massimo, perché possono veramente aprirsi delle prospettive di carriera molto importanti. Allora, una posizione più su troviamo lo Scorpione. Qui voi siete carichi a pallettone in questo periodo, veramente avete energia da vendere. Piuttosto avete la sensazione che il resto del mondo si muova con una lentezza esasperante, che quindi delle risposte non arrivino. In certi casi anche la flemma del partner vi fa uscire fuori di testa. Non esagerate con i toni, non siate troppo irruenti, perché c'è il rischio di fare peggio. Dalla seconda metà di aprile le cose cominciano a girare meglio e maggio sarà un mese decisivo per tante situazioni. Quindi sfruttate questo periodo per rimettervi un po' in forma e per rimettere in ordine alcuni aspetti della vostra vita, per arrivare pronti a maggio, dove invece molte situazioni cambiano in meglio. Ottava posizione per la Vergine. Prima di Pasqua avevo lasciato all'ultimo posto, invece adesso piano piano state cominciando a risalire la china. Marzo è stato un po' un fuoco incrociato di impegni tra il lavoro, la casa e la famiglia, adesso le cose cominciano a girare meglio e appaiono le prime soluzioni. In crescita anche la sfera economica, questa è la settimana giusta se dovete chiedere un prestito per un progetto legato alla casa o anche se dovete rivedere magari una cartella, un pagamento, qualcosa che non vi torna, per cui andate a fondo, perché in molti casi potreste veramente spuntarla voi. Settima posizione in ripresa per i Gemelli. Ecco, Gabriele. Anche qua marzo vi ha visti un po' come anime in pena, per cui c'erano situazioni che vi innervosivano, ma soprattutto avevate la sensazione di procedere un po' alla rinfusa. La cosa più importante di questa settimana è che vi permette di agganciare una nuova rotta, quindi un progetto, qualcosa a cui dedicarvi in maniera continuativa, in molti casi grazie ad una nuova persona conosciuta di recente o proprio nei prossimi giorni, che vi sblocca una porta o vi permette di iniziare qualcosa di nuovo. Quindi attenzione alle nuove persone, positivamente. Sesta posizione per il Toro.
siete in questo periodo un po' in una bolla, come se aveste meno voglia di stare in mezzo alla gente, probabilmente fate anche un po' fatica a concentrarvi, forse c'è stata anche qualche piccola delusione per cui siete un po' scoraggiati. Allora scrollatevi di dosso questi stati d'animo, perché andiamo verso il momento d'oro per il vostro segno, cioè tra fine aprile e metà maggio c'è un'occasione che vi può veramente cambiare la vita, per cui arriviamoci credendoci di più e credendo di più in voi stessi. Non prendete tutto sul personale, perché in questo periodo vedete un po' nemici ovunque. Quinta posizione in crescita per il Sagittario, finalmente cominciano ad attenuarsi alcune preoccupazioni legate alla casa o alla famiglia che negli ultimi tempi vi hanno tenuto col fiato sospeso, e cominciano ad apparire le prime soluzioni. In crescita anche la sfera economica, lunedì e martedì, quindi i prossimi giorni, potrebbero aprirvi nuove prospettive di guadagno o comunque farvi incassare un pagamento o un rimborso che aspettate da tempo. L'unica raccomandazione: avete Marte in situazione in posizione dissonante, per cui cercate di non innervosirvi e di non andare allo scontro in certe situazioni. Una posizione più su, quarto posto per i Pesci. Fuori dal podio! Credo ciecamente a Simon, perché mia suocera è Bilancia. Eccolo! Però i Pesci sono fuori dal podio. I Pesci sono appena appena sotto al podio. Ecco. Allora, voi siete passate per essere i poeti dello zodiaco, mentre questa settimana c'è bisogno di parlare di cose materiali, di cose concrete come scadenze, come pagamenti e soprattutto come soldi. Soprattutto se state rinnovando un contratto, se dovete decidere se accettare o meno un certo incarico. Sono tutte situazioni in cui le condizioni economiche pesano. Chiedete, tenete il punto e datevi il giusto valore, perché nella maggior parte dei casi potete ottenere più di quanto non immaginate. Ottimo. Per cui tenete il punto e non mollate sulle trattative economiche. Okay. Una posizione ancora più su troviamo l'Ariete. Allora, questo è un periodo in cui ci sono tanti pianeti in Ariete, c'è il Sole, c'è Meno male, buio. Perché senza no. Se non c'è anche perché una se bellissima no... luna nuova in Ariete lunedì. Quindi questo è proprio un periodo che parla di inizi, di nuove partenze e che soprattutto parla di rinnovamento, per cui cogliete al volo tutto ciò che vi permette di cambiare qualcosa, di fare qualcosa che non avete mai fatto, di cimentarvi in attività diverse, forse anche di cambiare il look o l'aspetto, perché questo è veramente un periodo, questo mese di aprile, che vi permette di tirar fuori un lato del vostro potenziale che finora è inespresso o addirittura che è stato tenuto compresso negli ultimi tempi. Per cui insomma... Anche le nuove persone, cioè abbiamo Venere in Ariete, per cui sinonimo di possibilità di incontro, l'amore vive un momento bellissimo, per cui ogni opportunità di fare un nuovo incontro buttatevi nella mischia. No, non guardare noi sui nuovi incontri, no, perché se da lì... un'altra parte. No, però volevo darvi l'idea che insomma un cielo certo. Di grandissime potenzialità un po' a 360 gradi. Perfetto. Lavorative, anche però per chi... Tra l'altro Venere è anche il pianeta dei soldi, per cui diciamo ci sono opportunità per aumentare le entrate, per insomma un bel momento per la gente. Stiamo entrando in questo podio che al secondo posto vede l'Acquario, che finalmente torna a sorridere. Eccolo lì il nostro Max, torna l'Acquario. Dai, partiamo. Facciamo un applauso a questo Acquario che effettivamente nelle ultime settimane stava un po' nella parte bassa della classifica. Questa settimana tenete mille occhi aperti, perché ci sono tantissime opportunità che sbucano a sorpresa e che possono ad esempio essere di grande aiuto se state cercando un lavoro, se volete cambiarlo, soprattutto domani e dopodomani. Occhio agli annunci, occhio ai contatti, alle persone che entrano a far parte della vostra vita, perché in molti casi si tratta veramente di qualcosa di interessante. E questo riguarda anche i liberi professionisti, per cui la possibilità di avere un incarico, di agganciare un cliente, di stabilire una nuova rotta lavorativa che può portare lontano. Lo ricordiamo, l'Acquario entrerà nella parte calda del suo anno da fine maggio, quando Giove torna a favore, quindi andiamo verso una seconda metà del 2024 che è d'oro. Anche in amore c'è la possibilità di fare un incontro importante, di ricevere un messaggio da una persona che prometteva bene ma che poi è sparita, ma anche per chi è in coppia si torna a parlarsi, a comunicare come non si faceva da tempo, per cui insomma è una bella settimana di riavvicinamento. Ci può stare. Chi manca Vale? Manca infatti. Manca il Leone, che infatti è la prima volta che sei prima. Wow. Si prende il podio.
Prima volta da 3 anni, però. Era tanto tempo. Però Leone, per esempio, come Sinner, che qualche giorno fa ha trionfato a Miami. 14 a moglie. Ed è numero 2 del mondo. E questo tema, cioè averla vinta su una questione che vi porta a battagliare da tempo, è un po' il tema della settimana. Ne avrete conferma nei prossimi giorni. E può trattarsi di una vittoria di lavoro, per cui spuntarla su una trattativa, riuscire ad aggiudicarsi un ruolo, un incarico molto ambito, ma anche una vittoria in amore. Soprattutto, ad esempio, se siete andati appresso a una persona che sembrava tirarsela un po'. Salute. O sembrava difficile, salute, se ne va. Da conquistare. Per cui sicuramente una settimana che vi può mettere sul podio di tante piccole o grandi battaglie che avete disputato negli ultimi tempi. Anche per voi siamo solo agli inizi, è solo la rincorsa, il decollo del Leone sarà da fine maggio, per cui insomma chiudiamo con una canzone che è Sogna ragazzo sogna, diciamo Sogna Leone sogna, è un capolavoro di Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni. Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cala il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita, sognavi tu.